Ministro Cancellieri, lei in data 11 ottobre, durante un'intervista a Radio 24, diceva, con riferimento al problema del sovraffollamento delle carceri e al messaggio inviato dal Capo dello Stato in cui chiedeva al Parlamento di proporre l'amnistia e l'indulto, diceva: «So bene che per molti sarà anche un provvedimento impopolare, ma la gente capisce più di quanto pensiamo. C'è la necessità di far fronte all'emergenza carceri. Ho idee chiare sulla legge da proporre su amnistia e indulto», chiarisce poi il Ministro, 20.000 detenuti liberi. Ministro, io le ricordo che nel nostro Paese abbiamo 3 milioni di disoccupati, il 40% di disoccupazione giovanile, il 12% di disoccupazione generale, 260.000 esodati scoperti a causa della legge Fornero, 31.000 aziende chiudono, 50.000 negozi commerciali hanno chiuso. Le chiedo, alla luce di questi dati, se la priorità per lei e per il Governo e la necessità del Paese è quella di proporre un provvedimento di amnistia ed indulto. Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Molteni ed altri, richiamando le considerazioni svolte dal Presidente della Repubblica nel messaggio inviato alle Camere dato 8 ottobre ultimo scorso, secondo cui, per risolvere il problema di straordinaria gravità del sovraffollamento carcerario, occorre un intervento altrettanto straordinario ed urgente, ma composito su più fronti. Sarà naturalmente il Parlamento a decidere l'eventuale concessione di provvedimenti di amnistia o di indulto ed il loro ambito di applicazione sia soggettivo che oggettivo. Ma è chiaro che eventuali provvedimenti di clemenza non avrebbero alcun senso se non quello di alleggerire temporaneamente la tensione detentiva, ove non fossero accompagnati da misure strutturali di carattere normativo, logistico ed organizzativo. Sotto il profilo normativo, il recente intervento attuato con il Decreto Legge 78 del 2013, che ha elevato il limite di pena edittale per l'applicazione della custodia cautelare in carcere, ha abrogato alcuni automatismi che precludevano ai recidivi non pericolosi l'accesso ai benefici carcerari e ha reso più agevole l'impiego lavorativo dei detenuti anche per progetti di pubblica utilità. Questo provvedimento sembra aver determinato un sia pur lento mutamento di tendenza. Si è infatti registrata una diminuzione delle presenze dal 30 settembre 2012 ad oggi di oltre 2.000 detenuti, mentre da luglio scorso vi è stata una flessione di circa il 50% del numero degli ingressi in carcere dei soggetti condannati con sentenza definitiva. Sono inoltre attualmente al lavoro alcune commissioni di studio, dalle quali giungeranno a breve ulteriori proposte di interventi normativi sull'ordinamento penitenziario, le condizioni detentive, le misure alternative alla detenzione, il sistema sanzionatorio e il processo penale. Per quanto concerne il fronte dell'edilizia penitenziaria, premesso che gli edifici già adibiti a case mandamentali sono stati dismessi dagli usi penitenziari ed istituiti ai comuni di appartenenza, osservo che di recente sono stati aperti nuovi istituti penitenziari di Reggio Calabria e di Sassari, oltre a quello di Tempio Pausania e di Oristano, operativi dello scorso anno, ed è stato realizzato un nuovo padiglione detentivo a Carinola. Entro la fine del corrente anno saranno disponibili 2.500 nuovi posti detentivi, che diventeranno circa 4.400 nella prima metà del 2014 e circa 10.000 al completamento del piano carceri nella seconda metà del 2015. Ma credo che gli aspetti deteriori dell'attuale sovraffollamento possono essere subito affrontati mediante l'adozione ad ampio raggio di un nuovo modello organizzativo di detenzione caratterizzato da una maggiore apertura alla socialità e quindi da una radicale diminuzione del tempo trascorso all'interno di una cella chiusa e da una più ampia offerta di opportunità lavorative al fine di favorire il reinserimento sociale del detenuto, scongiurando il rischio di una sua recidiva. Presidente, grazie. Non siamo assolutamente soddisfatti della risposta che ci ha dato il signor Ministro. Per noi le priorità del Paese oggi sono altre. Prima ho letto dei numeri che sono la fotografia dello stato di crisi di questo Paese in termini occupazionali, in termini del lavoro. Abbiamo le aziende che chiudono, abbiamo decine e centinaia di imprenditori che si tolgono la vita quotidianamente. E questo governo e questa maggioranza cosa fa? Pensa al problema del sovraffollamento delle carceri,
proponendo soluzioni di amnistia, di indulto. Le dico subito, in maniera chiara e in modo coerente, che la Lega era contraria nel 2006, è stata contraria, è stata l'unica forza politica che nel 2006 votò contro l'indulto del governo Prodi, 36.000 detenuti rimessi in libertà e nei primi 5 anni 12.000 di queste persone rimesse in libertà sono tornate a delinquere. Siamo contrari alle amnistie, siamo contrari agli indulti, siamo contrari agli atti di clemenza, ma siamo anche contrari, Ministro, alle amnistie e agli indulti mascherati. Le ricordo che dal 2010 al 2013 sono stati approvati 3 svuotacarceri che non hanno risolto il problema delle carceri, che hanno vanificato il lavoro delle forze dell'ordine. Vi preoccupate costantemente dei delinquenti, dei criminali, ma non vi preoccupate delle vittime e dei reati. Vanificate il lavoro delle forze dell'ordine e vanificate un principio sacrosanto in diritto, che è il principio della certezza della pena e dell'efficacia della funzionalità della pena. La Lega su questo provvedimento, se proporrete amnistia e indulto, e lo dico al governo e lo dico anche alla maggioranza, alle forze politiche presenti in Parlamento, farà le barricate. Non permetteremo mai che questi provvedimenti possano essere applicati. Grazie.